Luigi. Stai. Marina Minerelli. Eccola qui, questa è la nostra canzone, no Marina? Com'era? Allora, io non volevo cantarla. Stiamo parlando di Paolo Minerelli, che è stato tuo marito, tuo compagno per quanti anni? Allora, 9 di fidanzamento, io avevo esattamente 14 anni e 3 quarti preciso, e lui 19, e poi 53 di matrimonio, fai il calcolo. Ci siamo viste 62. Prima al trucco, abbiamo scambiato due parole e tu mi hai detto, io con Tony ci parlo ancora, ci parlo sempre, ci litigo pure. Sì, ci litigo, faccio i suoi piatti preferiti, poi me li mangio e gli dico a Tony che te sei perso. Umore, perché lui ci ha lasciato peraltro da meno di un anno, quindi dopo tutta questa vita insieme. Beh, è sempre presente, sì. E questa era la vostra canzone, quella che abbiamo ascoltato prima, Pippino di Capri, giusto? Sì. La canzone del vostro amore. Adesso vi faccio vedere la prima grande, diciamo così, esibizione, il primo grande successo di un uomo che tutti conosciamo, che ha lietato le domeniche, i pomeriggi, le sere di tanti telespettatori della televisione italiana, appunto Tony Binarelli, qui è con Corrado nella Domenica Inn del 1977. Tu hai mai ipnotizzato nessuno? Hai ipnotizzato nessuno? No. No, proviamo. Girati. Sì. Allora, tu prendi la corda, voi due ci dovete guardare, lei guarda Corrado, lei guarda me, signore. Io cercherò di ipnotizzarla. Sul filo della corda. Ecco, no, tenete bene le mani nel capio, anche lei, signora, bene, bene, è così stretto, fortissimo. Fra poco voi sentirete una forte attrazione a venire verso di noi. Venga, signor, lei è fortemente attratta. Venga, lei è fortemente attratta. Lei è fortemente attratta da questa cosa. Ah! Ha visto? Non sapevo di avere questi poteri. Hai visto, veramente. E con un solo chiodo stretto in mano, così, lo accarezzate dolcemente, chiedendo al chiodo di piegarsi. Immagina di avere una grande lavagna nera su cui c'è un cerchio bianco e voi vedrete che dolcemente il metallo, allora si concentri molto, si piegherà, voi vedrete che dolcemente la vostra quinta dimensione sta agendo e il chiodo dolcemente si piega, si è curvato. Probabilmente a casa vostra in questo momento è squillato il telefono, non è nessuno, sono piegate forchette e cucchiai, è caduto un quadro, si aprono le finestre, è una tempesta psichica che si sta scatenando. Beh, devo dire, gran bel ragazzo. Sì. Ma cosa tieni in mano? Che sai? Questo è tutta la produzione di tutti i giochi che lui ha creato. Ma è un libro privato o un libro che sta... E ti farò vedere quando ha fatto Terence Hill, il doppiaggio delle mani. Sì, e ora ci arriviamo, perché le prime cose che faceva era il manista, si dice, cioè il contromani, veniva chiamato la controfigura delle mani di Terence Hill, le sue mani erano più belle di quelle di Terence Hill. No, perché era bravo nel maneggiare le carte. Brava, certo. Certo. Quindi non era proprio cioè come fosse uno stuntman che si buttava per terra, lui invece faceva le contromani delle cose. Infatti alla prima del Super Cinema, il Cinema Venezia, a Venezia, ciao, a Roma, e c'è stata la prima di questo Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità. Alla fine dell'esibizione di Tony al tavolo che faceva tutte le manipolazioni, poi c'è stata la partita di carte a poker molto bella, c'è stato l'applauso. Io un applauso al cinema non ho mai sentito. Guarda, allora lo facciamo vedere subito e poi ricominciamo a parlare di Corrado e di come si conobbero. Qui abbiamo un genio, due compari e un pollo, fa la controfigura delle mani che gioca con le carte dentro le sbarre di una cella, quello che ci ha appena fatto vedere. E poi Tre passi nel delirio, peraltro qui c'era anche un film di Fellini, dove peraltro c'era anche Brigitte Bardot e lui presta le mani ad Alain Delon ed è subito storia. Vai, è la clip, la terza della scaletta. Qui. Vabbè, per il poker c'è di meglio. Beh. Thank you.
Gioca da bambini. Tutto. Ma che spettacolo! Ma meraviglia! Allora dai, ricominciamo da capo. Come incontrò Corrado? Corrado, Tony, c'era un'epoca che faceva queste televisioni private, ti ricordi, TGR, e lavorava in questa televisione. E Corrado vedeva il programma di Tony, gli è piaciuto talmente come personaggio, come persona, che l'ha chiamato e l'ha introdotto. Una vera amicizia, sì, quindi? Sì, una vera amicizia, sì. Che ricordo hai di Corrado a casa? Non so, vi vedevate anche fuori? Sì, lo facevo ridere da morire. Io, l'unica forse che ha fatto ridere Corrado. Ma come lo facevi ridere? Beh, io come valletta ero una frana. Ah, ecco, no, perché ho eliminato questo particolare. Perché per all'inizio tu facevi la valletta di Tony, anche sì, in televisione. Fino a 35 anni, dopo come Greta Garbo ho lasciato la scena. No, anche perché poi, insomma, a 35 anni non è che ero vecchia, però insomma ho lasciato il campo libero a altre vallette superlative, belle. Io ogni anno gli facevo cambiare onde vitare. Onde vitare cosa? Puoi immaginare. Ah, cioè tu sovrintendevi, diciamo, l'andirivieni delle vallette? Sì. Perché eri gelosa? No, gelosa, però era una cosa saggia. Ma lui ti dava motivo di essere gelosa? No, però... Se sa mai, dici. Se sa mai. Ma giustamente. Mi piace e perché cosa anche facevi? Perché erano molto belle e giovani. Vabbè, quindi, dai, andiamo avanti. Cosa e allora ogni anno gli facevo cambiare, no? Non prima che nascesse qualcosa di poco, diciamo, consono al vostro matrimonio. Senti, Marina, fammi capire, tu... Che facevi di buffo come valletta? Sbagliavo, una volta c'avevo un vestito lungo sulla saletta con il mio tavolino tutto pieno dei suoi giochi che doveva fare, sono inciampata e è caduto tutto. Allora io alla rinfusa ho rimediato, sono apparsa vicino a lui fa così e non trova praticamente l'oggetto che doveva trovare, un mazzo di carte, il foulard, le palline, eccetera. Mi guarda e mi fa: "Ah, Marie." Però lui si è salvato perché era talmente ecco bravo. Qui la foto, non so se l'abbiamo vista, la possiamo vedere insieme, la foto di lui con le carte. Ero mora io. Vabbè, carina, te lo guardavi innamorata e anche lui ti guardava innamorata. Come ti ha conquistato? Non per i giochi, per la persona. Però so che nel vostro primo incontro, tu 14enne e lui 19enne, lui ha indovinato il tuo numero di telefono. Ma come? Sì. Non te posso dire. Ma era un trucco? Non lo so. Ma come non lo sai? Scusami. Non lo so. Vabbè, ma quindi, eccoli qua che carini, ma era una festa di paese, dove stavate? In parrocchia, diciamo, in parrocchia c'erano i teatrini, si esibiva, le prime esibizioni erano quelle ancora. E a te ti colpì? Ma relativamente, gliel'ho fatta sospirare. Brava. Lo vediamo qui insieme ad altri conduttori TV, Pippo Baudo, Sandra Milo e Raffaella Carrà, che come sapete non manca mai nei nostri ricordi da te che Rai. Vai. Voglio fare un giochino con te, con bottiglie e bicchieri. Benissimo, ecco. Allora, bottiglie e bicchieri per festeggiare il 75. Tony. Allora, previsioni del 74. Sì. Ci avevamo una bottiglia. Esatto. Previsioni del 75. Puramente casuale, ci abbiamo un bicchiere. Bicchiere. Allora, copriamo il tutto. Sì. Dove sta la bottiglia e dove sta il bicchiere? Lì c'è la bottiglia e qui c'è il bicchiere. No, Pippo. Fai presto che l'anno sta arrivando, Sì. È tutto cambiato. E questa è una bacchetta magica, vedi, che tu puoi tenere. Si illumina, questa è l'unica cosa elettronica che ho. Il resto del mago invece è soltanto magia delle mani. Fai. Tac. Anche il 5 di fiori diventa blu di dorso. Rosso di dorso. Vai. Tac. E due. Ci ha preso il gusto, dagli un altro bacio. Perfetto. Ecco, adesso ce ne entra. I due tre baci ci sono stampati sul secondo 5 di fiori. E se ci fate caso corrisponde esattamente alle due alle labbra di Sandra. Questo è un mazzo di carte, io lo mescolo, vuoi mescolare pure tu? Brava.
da professionista, adesso ne prendi metà e lo passi a Salvatore. L'altra metà? Te la lascio come souvenir del nostro incontro. Salvatore, vuoi mescolare le carte? Mi piace l'assurdo, bello, no? Bene, tutto l'assurdo. Guarda come sta a mescolare. Sergio, fallo vedere. Quale ti piace di più? L'asso di cuori. L'asso di cuori? Bene, dietro questo biglietto che io ho preso appunto in America, dove fanno queste ricerche, l'unica carta che è sigillata all'interno del biglietto, plastificata, è esattamente l'asso di cuori che la signora ha tenuto in mano da un mazzo immaginario con cui abbiamo giocato. Ma questo è... scherzando. Guarda, l'aggettivo fantastico è proprio... Che effetto ti fa rivederlo? Un grande effetto. Lo so, immagino. Allora, lui come iniziò a fare il mago? Stava al mare, praticamente ha avuto una bronchite, quindi non poteva andare più in spiaggia. Allora è andato in uno di questi bazar, sai, che contengono tutto, dal sapone al... E gli è cascato un libro in testa, stava guardando, era un libro di magia. E da lì ha incominciato a leggere questo libro e è iniziata così, per caso. Per magia. E quando ti raccontava le prime cose che aveva fatto, come te le raccontava? E poi, soprattutto, appunto, 19 anni lui comincia, voi vi sposate. Eravate già sposati quando lui decide a un certo punto di mollare il mestiere, diciamo... Di ragioniere. Era, sì, lui ragioniere, lavorava in una concessionaria, sì, giusto? Sì, sì. E sì, che sì. Ti disse? Mi disse, Marina, che faccio? Che cosa devo decidere? Era rimasto un po' deluso dal lavoro e ho detto, senti, io preferisco avere un marito felice vicino a me che uno che viene a casa con il musone, eccetera. Allora, senti, non abbiamo figli, io riprenderò a lavorare e poi... Prendi la liquidazione, la dividiamo mese per mese e un anno campiamo bene. Sarà quello che sarà. Che brava, sei stata coraggiosa comunque. Sì, non sì, era sì, detto sì, che una sì, moglie sì, non fosse, sì, fosse sì, così supportive. Sì, 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 sì. Sì, ci siamo supportati sempre. Io l'ho seguito sempre nella sua attività, dalla mattina alla sera. E tu seguivi lui prima come assistente, sì, sì, e poi sì, dopo invece sì, hai deciso sì, di... Sì, sì, ma lui faceva sempre, anche quando lavorava in concessionaria, faceva l'esibizione sì, da mago? Sì, incominciava. Ma cosa c'era? Cosa c'era nella testa di un mago? Perché? Cosa c'era nella sua? La voglia di sorprendere, la voglia di rischiare? Lui era timido come carattere, capito? Quindi esibendosi, avendo il pubblico... È uscito fuori la sua personalità vera poi. Però c'è un elemento in più rispetto alla recitazione o al canto, alla danza. Beh, no? Devi l'idea avere che la devi grande passione. Secondo me la grande passione, guarda, una grande passione. Perché lui per andare a vedere i maghi si faceva chilometri, capito? Cioè studiava. Ha letto parecchi libri di magia in inglese, in francese e in tedesco. E ha imparato tutte le tre lingue. Quindi lui sapeva bene il francese e l'inglese, molto bene. E poi ha studiato anche con Silvan, giusto? Hanno fatto, cioè lui lo considerava un po' più che studiato, so, lo considerava il precursore. Il maestro dei maestri è stato Silvan. Poi Tony con la sua magia naturale, tipo Paul Daniels che faceva in Inghilterra, che era un mago, diciamo, da salotto, intrattenitore, che parlava, che creava delle emozioni parlando e facendo poi i trucchi, eccetera. E lui è stato il primo in Italia a condurre una magia del genere. Quindi rispetto a Silvan, che pure con le verso non, non erano rivali, rispetto, perché erano due magie completamente diverse, capito? Era più uno da spettacolo, da scena, tutto, okay. E Tony... Più mentalista, più mentalista. Va bene, rivediamo Silvan e poi però mi racconti della Bardot e di Fellini, vai. Io posso farti un gioco di prestigio, anzi rimboccando le maniche, facendo vedere al pubblico la manipolazione, cioè la vera destrezza di mano. Anzi, ah sì, quella che si fa così. Quasi, a quasi me non viene niente perché non ho diciamo non ho le carte né il altro. Il del mestiere. Thank you.
E fu Fellini invece a volere Tony Pinarelli incontrare nel film, Tony, sì, perché sì. Lui ovviamente il mondo del circo, tutta l'illusione, se c'è un era regista dell'illusione è proprio Fellini. Tony, sì, che sì, cosa sì. accadde in quell'incontro? E niente, che praticamente stavamo a casa di un'amica di Fellini che aveva organizzato una cena e dopo cena Tony, cioè Fellini voleva che Tony si esibisse nei suoi uh-huh. giochi, eccetera. E prima di fare i giochi, lui, Fellini, tutto a perfezione, le luci, ha tolto tutto, hai capito? È stato emozionante, diciamo. E poi Tony ha fatto i giochi e lui è rimasto molto stupito, interessato. Lui raccontò: ti ho creato la scenografia che fa finché tu possa essere valorizzato. Sì, cioè, sì, non voleva che facessi. E invece della Bardot tu eri gelosa? Sì. Te credo, chiunque, scusami. Beh, credo. E lui che ti disse Tony? Non ti preoccupare che c'era la controfigura. Cioè che... Nel senso che aveva fatto amicizia con la controfigura di Brigitte Bardot. Allora, adesso sta per partire il quiz di Cannoletta. Però prima ancora vorrei far entrare uno degli allievi di Tony, che è stato, sempre stato molto Gabriele. Generoso con tanti ragazzi che gli scrivevano, continuerai a raccontarcelo. Lui si chiama Gabriele Gentile. Sì. Vai Gabriele! Eccolo. Ciao! Buongiorno! Ciao. Serena, buongiorno! Magic, qua c'è pure un tavolo di memorabilia, sì, di Tony. Certo, certo. Ma prima di vedere anche qualcosa, guarda che posizione, vediamo, molto elegante si è messo. Vai Massimo, ecco col tuo oggi. Quiz che è particolarmente perfido oggi. Sì, perfido. Serena, la parola che abbiamo scelto non poteva che essere mago, però abbiamo giocato anche noi come faceva il mago Binarelli con la parola, abbiamo scelto l'accrescitivo magone. Il magone, noi sappiamo tutti che il magone ci prende quando siamo, abbiamo qualcosa che ci incupisce, qualcosa che ci rattrista. La parola magone però in stavo realtà stavo per dire una cattiveria, sai quelle cattiverie dilla, stupide, io, no? Io, so, tipo, io te l'ho letta entro, già io entro, vedo te e mi prendo il magone. Ma è telepatia, è telepatia, è telepatia, gliel'ho letta nel pensiero. Sai come si dice a Roma, meglio perde un amico che una battuta. Bortone, io ti leggo nell'anima. Allora, il magone. La parola magone però ha un'origine che non ha niente a che vedere con la magia. In realtà il magone riguarda una parte anatomica di un animale, il pollo. Adesso vi spiegherò perché. Intanto la domanda, che è la seguente. Quale organo del pollo è anche chiamato magone? Da qui poi viene l'espressione, vi racconterò. Il cervello, il cuore, il fegato o lo stomaco? Che dite? Ci pensiamo dopo la pubblicità, Serena, o si consultano ora? Come la vedi? Cioè, praticamente dalla maialina, io sono rimasta sconvolta dalla maialina, il zucchero al cervello, quello che è del magone. A un organo del pollo. Voi lo sapete? No. No. Io immagino di sì. Scusate, ma il magone non è come se blocca la gola. Continua, scendi quindi, giù lo stomaco, e arriva lo stomaco. Ma no, non sarà sì, mai sì, vedrai quella. Così. No. Ma è partita il sondaggio. Che dici Serena? Aspettiamo la pubblicità? Facciamo pensare anche a casa. Facciamo pensare, ma se lì così va giù meglio, no? Beh, niente, potrebbe sparire tra le due mani. Magari sparisco io, che bello. No, Serena, ti sei presa la sfida. Bentornati nel magico mondo di Tony Pinarelli e del nostro Massimo Cannoletta, che sta per svelarvi da dove deriva l'espressione avere il magone. E lo inizierei a chiedere onestamente a Jessica Morlacchi, che dice di averlo provato spesso. Il magone, quale organo del pollo è anche chiamato magone? Il cervello, il cuore, il fegato o lo stomaco? Jessica? Io quando a Roma, cioè a Roma si dice mi viene magone, no? Quando ti viene da piangere, quindi immagino sia una cosa legata al cuore, all'emozione. Dal cuore. Eva Grimaldi, che invece ci stai rompendo Samuel Perona. No. Samuel Perona ha una ferita che sanguina qui sul piede. No, non è vero, mi ha tolto Eva Grimaldi. No, scusami. No, ma ha parlato benissimo. Dai, vai, io non dico, infatti lui è talmente bravo che bene. Nasconde la sofferenza, bravo. Allora, do ragione a Jessica, ha ragione, perché comunque il cuore dà sentimenti, emoziona. Il magone ti viene da piangere, comunque il cuore. Samuel. Sicura.
Io pensavo più, che ne so, al fegato, perché sai, il magone ti rode, no, ma poi ti si infiamma il fegato. E invece Antonio che dice? Io, usando il cervello così di stomaco, con tutto il cuore direi fegato. Beh, che meraviglia, che acrobazia quella di Antonio Mezzancella. A questo punto la maggioranza, no, per 2-2 accendiamo fegato, perché comunque è sbagliato, quindi fegato non è assolutamente il cuore, quindi possiamo anche accendere il cuore, che anche è sbagliato. Il maestro Pinarelli, che leggeva in tedesco, avrebbe saputo che Magen in tedesco vuol dire stomaco, perché è il ventriglio, certo, del pollo, cioè la parte che digerisce. Per quale motivo? Perché effettivamente quando abbiamo un dolore, noi, come se lo sentissimo, un peso sullo stomaco. Il famoso groppo allo stomaco. Esatto. Interessante. Rientriamo nella magia di Toni Pinarelli con questa clip bellissima con Fabrizio Frizzi. Lei stia tranquillo, Frizzi, perché lei sarà il soggetto di questo esperimento. Io? Sì, mi guardi negli occhi, unisca i talloni, le mani lungo i fianchi. Devo partecipare? Esatto, deve partecipare. La spalla sta attraversando, il collo di Frizzi farà la prima e la seconda vertebra, fino in fondo. Ancora resti così, perché è il momento più difficile. Non è tanto l'ingresso, ma è la riuscita, il momento in cui lui sta per ritornare tra noi. Io devo riuscire a sfilargli la spada prima ancora che lui si risvegli. Apra gli occhi, provi a parlare, dica qualche cosa. È finito? Io ho finito, non hai sentito nulla? E allora facciamogli un applauso, che ha avuto il coraggio di sottoporsi a questo impossibile esperimento. Un riposino mi sono fatto, grazie Pinarelli. Già. Meraviglioso. Senti Gabriele, come sei entrato in contatto con Toni e perché? Allora, io nel 1984 accendo la televisione, avevo 10 anni, e vedo Toni Pinarelli. Lì è stato colpo di fulmine. Sì. Nell'88 lui faceva un programma che si chiamava Arcobaleno con Marta Flavi e dava la possibilità agli spettatori a casa di scrivere una lettera. Immaginerete che la mia lettera arrivò per prima. Lui mi mandò la famosa scatolina sua, un portafortuna, una fotografia, e così è iniziata la corrispondenza. Ma poi l'ho incontrato nel 91 di persona, perché è venuto in Liguria, dove io vivo. E lì è partita l'amicizia. Mi ha chiesto di scrivere sulla sua rivista, Pimagia, spettacoli insieme. Un'amicizia eterna. Senti Marina, erano tante le persone che scrivevano, no? A Toni, bimbi. Sì, bimbi. Ci avrò 100 lettere scritte da tutti i ragazzini. Il filo rosso aveva inventato, del filo rosso, non sì, so si se faceva inviare un filo rosso a tutti i bambini. E alla tutti fine i bambini stagione, hanno scritto, ora ci avranno 40-50 anni. Però, erano però tanti, se lo ricordano. E, sì, e peraltro tu, cioè lui ti disse in una di queste frasi, ti scrisse a Gabriele, allievo, amico, quasi figlio. Sì, me l'ha scritto una volta. È stata una frase importante per me. Mi diceva sempre vai avanti. Ogni volta che io ho perso papà da giovane, quindi quando avevo da confidarmi in momenti un po' difficili, andavi da lui, sentivo Toni al telefono magari, e lui mi diceva sempre questa frase, vai avanti. E lui diceva anche la magia da corpo alle favole che sono dentro di noi. Era una cosa molto bella. Libera la fantasia che è in te. Ma che cosa c'è qui? Facci vedere un po' di questi aggeggi. Peraltro, so che avete insieme la scuola di magia, sì, giusto? Cos'è sì, che state portando allora, avanti? Toni Pinarelli ha ideato la scuola di magia a San Martino di Castrozza, ha laureato i maghi di oggi. E questo è un numero della rivista che Toni pubblicava. Guarda caso ci sono io, giovanissimo, nel 2000, come vincitore. E questa corda che questa serve? Questa è la corda gialla famosa di Pinarelli. In tutti i passaggi televisivi di Toni c'era questa famosa corda gialla. Lui è sempre stato particolare nel scegliere l'oggettistica, mai banale. E che ci posso fare con questa corda gialla? Io dovresti fare venire al corso di magia. Esatto. Quello, ecco, questo fazzoletto, questo è importante. Anche nell'oggettistica, esatto, più semplice, Toni era originale. Quindi questo, chi è appassionato di magia se lo ricorda bene, era il fazzoletto che Toni utilizzava per realizzare le sue illusioni. Non un fazzoletto comune, ma una banconota Seta. Da 100 esatto. dollari, perfetto. Queste erano le carte ESPE che lui utilizzava già con Corrado. Con mentalismo. Le carte per il mentalismo. Mi spieghi cos'è il mentalismo? Mentalismo è la capacità di dimostrare di usare i cinque sensi, dando l'illusione di averne un sesto.
se posso... Cioè leggere il pensiero un leggere pochino? Leggere il pensiero. E con spostare. Te lo faceva? Sì, sì, sì. Ma cioè al di là ma dei trucchi... Ma non c'avevo segreti, capito? Quindi... Carina. Va bene, dai. Le carte okay. di Tony, le, proprio le sue, queste qui. Poi le carte ESP piccoline. E poi questo invece è un pezzo molto interessante. Una scatola gioco, quella che ha permesso a tanti bambini secondo come me. Secondo me questa ce l'avevo pure io a casa, te lo guarda, posso dire. È una scatola molto diffusa, c'è anche una firma che mi ha fatto nel 2006. Permetteva questa scatola a tanti bambini come me di diventare maghietta. Ma ce lo vuoi fare un giochino? Un gioco di binarelli? Ma ci spostiamo da questa parte? Sì, oppure, ma ci dobbiamo spostare tutti, mi oppure sposti, facciamo sposti un gioco, solo facciamo tu, un gioco vuoi da scegliere un affetto stabile? Ok, facciamo così, la facciamo guarda così. Che belle. Allora, mi c'è qualche volontario? Mi dicono che quel gioco di Tony lì lo facciamo dopo, adesso spieghiamo un gioco che Tony spiegava sempre. Va bene? Sì, okay. Sì. Ti do da verificare questo fazzoletto, perfetto, questo poi lo spieghiamo per gli amici, ok? Puoi fare un nodo gentilmente qui, inserisci il fazzoletto qui all'interno, quello, sì. E fai un nodo, esatto, un nodo semplice. Serena Maga è fantastica, meriterebbe un applauso, veramente. Lo facciamo vedere così, viene davanti a tutti, in un secondo, guarda che curiosamente si stacca, il nodo svanisce e chiaramente sono liberi. Lo spieghiamo per gli amici che ci seguono da casa, magari per i bambini, un domani magari qualcuno diventerà mago grazie a questa trasmissione. Mi permetto? Vieni. Scusate, okay. Avete bisogno di una corda, questa chiaramente è una corda regolare. Mentre il vostro spettatore controlla, questi sono i segreti della magia, il fazzoletto, guardate semplicemente che cosa ho fatto io. Un finto nodo. No, ho messo qui, praticamente ho preso il centro della corda e l'ho nascosto nella mano. Tu non te ne sei accorta. Poi ti ho chiesto di inserire il fazzoletto. Mi raccomando, ripetetelo a casa per stupire i vostri amici. Ok, a questo punto cosa accade? Ve lo mostro da dietro, qua, proprio sotto il mento di Serena. Io semplicemente tiro per allentare questo cappio, visto da davanti, quando... tiro definitivamente la corda, certo. Si stacca il fazzoletto e l'illusione è perfetta. Me lo vendo. Michele, vi manda un messaggio. Ah, Michele, grande. Ciao Gabriele, so che sei in buona compagnia in casa di Serena. Io ti voglio raccontare una cosa. Binarelli io l'ho conosciuto quando la televisione era in bianco e nero, le prime trasmissioni che faceva. E la cosa incredibile è che io, per me era un illusionista burlone, perché mi fece subito uno scherzo. Io dovevo entrare in scena, guardo, non c'ho più la pochette. Se mi vuoi lasciare, barabiri bambù, dimmi almeno perché. Ero panico, poi mi giro e vedo che la pochette c'era lui. Ma questo è niente, poi ci siamo visti tante volte con Minarelli, è passato il tempo. Poi ho incontrato te, e quando ho incontrato te, ti ricordi la prima cosa che hai fatto? Ma hai fatto lo stesso scherzo. Io guardo la pochette e non ce l'ho più, te l'hai presa tu. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno te. È incredibile, dopo tutti quegli anni, tu è stato il tuo maestro non solo nell'illusionismo, ma anche negli scherzi. Ti saluto, bocca al lupo. Ciao Michele, saluti da noi, da me, da Marina. Gabriele, ciao. A te il palco. Bene, un mazzo di carte, le stesse che conoscete voi, con cui giocate ogni giorno, 54 carte, le mescoliamo. Intanto ve le voglio mostrare anche così, queste le conoscete bene. Le mescoliamo con un miscuglio all'americana, giusto per vostra tranquillità. Vuoi mescolarle anche tu? Certo che vediamo. Sì. Vediamo. Beh, bravissima, dai, meravigliosa. Ok, siccome in questo gioco ti chiederò di baciare il mazzo, Serena, ti dimostro Tony come diceva, prima facevo baciare la mia guancia e ottenevo solamente dei fazzoletti sporchi con dei timbri di rossetto. Jessica, apri la mano, grazie, gentilissima. Metti l'altra mano sopra, su questo timbro, e ora tocca a te. Sei pronta? Sì. Prendi la carta che vuoi, quella che ti pare. Non guardare. No, io non guardo, tranquilla. Anzi, mi giro, la mostri anche agli amici che sono a casa, a tutti gli amici in studio. Quando sei pronta io mi rigiro. Fatto? Un attimo. Ok. Ok. Fatto? Sì. Ok. Sì, sì. Appoggia qui la carta, grazie, gentilissima. Il mazzo sopra e adesso, mi raccomando, devi mandare il bacio di cui ti parlavo prima. Vai, verso il mazzo, manda un bacio.
Beh, bravissima, le carte hanno un cuore come noi e quindi in un mazzo a dorso blu, stranamente, adesso arriva una carta a dorso rosso. Ma sarete sorpresi nel notare che si tratta esattamente del 2 di picche che hai preso tu. Wow! Che cavolo hai fatto? Mi hai dato 2 di picche. Ora apri la mano così concludiamo in questo modo. 2 di picche sulla tua mano così non è proprio la carta più bella del mondo, però dimmi stop dove vuoi. Stop. Prendiamo a questo punto un asso di picche che è simile. Certo. Ma non voglio che tu mi dia 2 di picche, assolutamente. No. Quindi, in pochi secondi, non ho più un 2 di picche, ma ho 2 assi di picche. Manda un altro bacio. Come riconosciamo il tuo? Dal bacio che arriva regolarmente sulla carta. Infatti il bacio ha la bontà di svanire completamente dal tovagliolo. Wow! Bravissimo, Gabriele! Grazie, Jessica. Comunque 2 di picche è una grazie, bella grazie carta. Grazie davvero, Gabriele, gentile. Marina, mi raccomando, eh. Grazie. Mi raccomando a te, perché, lo so che stai... Peraltro le urne sono a casa, tu ci parli. Tony ce lo devi salutare. Senz'altro. Peraltro lì c'è stata questa cosa molto dolorosa, però tu sei sempre stata al suo fianco, per cui si è ammalato sempre, di artrite reumatoide a un certo punto, quindi non poteva più manovrare. È una beffa del destino, le chiamo io. Vabbè, è andata così, purtroppo. Torna a trovarci quando vuoi, eh. Quando ti senti che vuoi fare qualche cosa, eccetera, chiami. Ti porto altri maghetti. Va bene, dai, assolutamente. Grazie davvero, grazie di aver ricordato.